Io sono il Rapido del Sud. Ho quattro motori montati su due carrelli ben molleggiati e sviluppo una potenza di 400 cavalli. Modestamente sono un capolavoro della tecnica. Per questo sono tanto ricercato e tanto prenotato. Ho le mie civetterie. Mi piace di essere lucidato, spolverato, splendente come quando sono uscito dalla fabbrica. Ah, questa ragazza mi sta facendo toilette. Lisetta? Ehi, Lisetta, un sorriso a questi signori. Grazie. Oh, Giovanni invece mi sta auscultando i cerchioni come un clinico. Trova che ho una salute d'acciaio. E sfido io. Ah, ecco. Sta arrivando puntuale come sempre il signor Carlo. Carlo Colangeli di anni 34. È il mio macchinista. Io lo chiamo maestro. Buongiorno, maestro. Buongiorno. Andiamo un momento a Reggio Calabria e torniamo subito. L'archetto si alza. Dati i tempi, vado anch'io con la corrente. Guardate con che stile vado a mettermi sul binario di partenza. In certe ore del giorno anche una grande stazione come Roma ha un aspetto tranquillo, riposante. Oh, ci sono mille tipi di viaggiatori, uno solo mi è antipatico. Quello pignolo che legge il cartello che porta attaccato poi domanda: scusi, questo treno va a Taormina? Per le ragazze partire è un po' vivere. Mio nonno era un tipo all'antica, marciava a carbone, sbuffava per un non nulla e spesso perdeva la coincidenza. Qualche volta andava fuori dei gangheri, cioè dei binari. A lui piacevano le donne alla Gozzani. Se avesse visto questa fanciulla in pantaloni, il suo cuore a cilindri sarebbe scoppiato. Me ne vado? Arrivederci, capo! Arrivederci, Roma. Addio, segnali di via libera, pali fuggenti. Vado dove mi porta il binario e dove vuole il tiranno orario. Il groviglio delle rotaie mi si apre davanti come un ventaglio. Chilometri di binari, chilometri di sogni, di speranze, di nostalgie. Anche un treno elettrico ha un cuore pieno di sentimenti. Diamo un'occhiata a quello che succede dentro. Scusi signore, lei va a Taormina? No, vado a Montelepre. Vedete che vuol dire attaccare conversazione con sconosciuti. Non divaghiamo e teniamo d'occhio il paesaggio. Ecco Antonio, il controllore. Il controllore che buca i biglietti ha perfino un posto nella poesia di Carducci. Fugur pensosa Lidia la tessera, al secco taglio dai della guardia. Biglietto? Grazie. Alla signorina che viene dal nord ha messo gli occhiali da sole. Al suo paese cade la neve, il ceppo arde sul fuoco, la gente si cura i raffreddori e gli aranci se li sogna la notte. Però anche i controllori hanno le loro soddisfazioni, bucare il biglietto a misteriose signore bionde. Biglietto? È sicuro che con questo treno si va a Taormina? Ma è proprio un pignolo. Biglietti? 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 L'amor, l'amor. Certe volte mi sembra di non essere un elettrotreno ma una gondola delle chimere. Il maestro ha davanti gli strumenti indicatori della mia velocità, della pressione dell'aria per i freni, della tensione di linea, della corrente assorbita dai motori e tante altre cose. Questo signore sta facendo il ritratto della bella viaggiatrice distratta. Le piacerebbe, alla sua età, una romantica avventura di viaggio. Oh, eccoci sul Garigliano, una delle linee di resistenza durante la guerra. Questo ponte 3 anni fa era un cumulo di rovine. Maestro, vogliamo correre di più? Posso andare fino a 130? Il sole si specchia sul mare delle leggende e dei miti. In queste insenature le sirene davano l'appuntamento ai navigatori omerici. Adesso le sirene si fanno vive soltanto nel periodo della villeggiatura. Attenzione, ci avviciniamo a Napoli. Il maestro disinserisce i motori. Frena. E io mi fermo. Eccoci arrivati a Napoli. Piacerebbe anche a me stare solo in uno di quei ristorantini napoletani con i posteggiatori che suonano e cantano a prendere il fresco.
Ma sono vittima degli orari, arrivo e parto sempre in orario, sempre con la testa negli orari, sempre. Negli occhi ho la visione del mare che luccica tra gli ulivi, ma io non potrò mai fermarmi nell'incanto di tanto azzurro. I treni hanno questo in comune con i poeti, parlano sempre di quello che non otterranno mai. La signorina ha tirato fuori una sigaretta. Un po' di fuoco, chi ha un po' di fuoco, prego? Che occasione per questo giovanotto sempre pronto, sempre servizievole. Ecco. Anche lei va a Taormina? Posso sedermi? In parole povere, posso darmi da fare? Giovanotto, se lei avesse 300 capelli di più. Eccola giù l'isola di Capri. 100 anni fa mio nonno, quello a vapore, faceva questa strada a 30 all'ora e sembrava pazzia. Le pazzie sono invece venute dopo. Vedi ragazzi, facciamo qualche cosa per ingannare il tempo. Vogliamo interrogare le carte? L'avvenire è pieno di imprevisti. Non parliamo poi degli imprevisti d'amore, eh? Solo io non ho imprevisti. Questo è uno dei 4.700 ponti che sono stati ricostruiti. Messi uno dietro l'altro svilupperebbero 103 chilometri, più della distanza tra Messina e Catania. Che incanto, eh? Respiro io. Siamo a Scilla! Lo scoglio fatale che insieme all'incantatrice sirena Cariddi attirava nel vortice i marinai. Siamo all'estrema punta della penisola. Ci viene incontro la stazione di Villa San Giovanni. Il binario mi conduce dolcemente fino al marciapiede, dove mi aspetta il collega, la collega automotrice che mi darà il cambio. Purtroppo io non posso andare in Sicilia. Il mio destino è legato a un filo. Facciamo le mani, Cicciuzzo Petto! La mia collega parla. Confidenza, è una provinciale, però è comoda, veloce, sicura, ve la raccomando. Ciccio e il maestro si passano le consegne. Il mio lavoro è finito. Vi saluto amici, io proseguo fino a Reggio Calabria e poi torno a Roma. Tuttavia posso raccontarvi il seguito del viaggio fino a Taormina. La mia collega accoglie i viaggiatori, le fanciulle spensierate, gli sposi in viaggio di nozze, il signore che disegna. Il maestro dice arrivederci a Ciccio e l'automotrice parte. Ecco che entra nel Ferribò. Quella dei Ferribò è una famiglia numerosa. Insieme dislocano 14.000 tonnellate e possono traghettare 50 treni al giorno, più dell'anteguerra. È come un giocattolo dentro un altro giocattolo. Adesso il capotreno è diventato un lupo di mare che guida il treno sul binario invisibile delle acque, nella luce dorata che bagna l'antica Trinacria, fiorita di leggende. Questo viaggio sul mare avvengono strani fatti. Il treno sta fermo e i viaggiatori camminano al caldo sole di Sicilia. FS significa felici sempre. Guardate laggiù, si vede la Madonnina sul molo di Messina. La Madonnina, simbolo di pace e di fede. Si avvicina il paese dei giardini profumati. Avanti adagio. Piano piano entra nell'impasatura. Traversata è durata appena 35 minuti. I passeggeri risalgono sull'automotrice che abbandona il ferribò e riprende la marcia. Ora costeggia il mare di un turchino profondo, nella curva di un paesaggio di infinita bellezza. Un paesaggio di ciclopi, di dee e di eroi. Oggi le dee si chiamano Miss Europa. Bel viaggio, volge al termine. Ecco.
Ecco già la stazione di Taormina è in vista. L'automotrice arriva dolcemente, silenziosamente. Spalanca le sue porte e deposita il suo gentile carico. La sua è Taormina. Addio signore, addio signore. Poche ore fa eravate in una metropoli rumorosa e affollata e adesso vi trovate in un cantuccio del paradiso terrestre. Se il viaggio vi è piaciuto, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, ditelo soltanto a noi.